proposito di applicazioni, a questo punto è ovviamente il caso di cercare di capire che cosa, come si può applicare questa equazione globale dell'idrodinamica in qualche situazione di interesse pratico. E la prima situazione che consideriamo, il primo caso che consideriamo, è quello della spinta che un getto esercita, che un getto di fluido esercita su un corpo che va ad investire. Consideriamo una situazione molto idealizzata, quindi consideriamo un oggetto, un disco, no? Immaginiamoci un disco che andiamo a porre in posizione verticale, ok? Quindi immaginiamo di avere un disco, una moneta, via, no? Che mettiamo in questa maniera, in direzione, in maniera di posizione verticale. Questo disco viene investito da un getto di fluido ad asse orizzontale, perfettamente in asse rispetto ad esso. Quindi che succede? Io sparo un certo oggetto di fluido, per esempio un getto d'acqua, no, contro questo disco, e lo sparo in maniera assiale, no, perfettamente in asse a questo disco. Che succede? Succede che ovviamente l'acqua viene deviata, dalla presenza del disco, e viene ovviamente, ed esce ovviamente in maniera radiale rispetto a quello che è il disco, no? Per cui in sezione vedi una cosa del genere. È chiaro che poi l'acqua esce già in tutte le direzioni radiali rispetto a questo oggetto. Ora immaginiamo che il getto sia un getto d'acqua libero in atmosfera, quindi l'acqua ha una sacrale densità rho, immaginiamo che sia un fluido incomprimibile, detto acqua, no? C'è una sua densità rho, ho un getto che ha una certa costata Q e una certa velocità media di portata V. Vale a dire che è un getto che ha una certa portata, per esempio 10 litri al secondo, che avviene attraverso una certa sezione, no? Una certa sezione nota, perché è la sezione dell'ugello attraverso il quale esce la mia portata. Una certa sezione A, quindi c'è una certa velocità media di portata Q diviso A. Ok? Ci poniamo il problema di stabilire quanto vale l'azione S che il getto esercita su questo disco. La prima domanda che ci dobbiamo porre dal punto di vista fisico è: perché questo oggetto esercita una spinta sul disco? Allora, premesso che questa è ovviamente un'osservazione penso comune a tutti voi, no? Se per esempio prima qualcuno si è lavato le mani in bagno e ha usato il getto d'aria per asciugarsi, si è reso conto che, ecco, sulla mano sperimentate la presenza di una forza, questo getto d'aria esercita una forza sulla mano, no? Allo stesso modo, in generale vi rendete conto che un getto d'acqua, un getto di un idrante, esercita una forza verso oggetti o quant'altro questo oggetto investa. Ma perché c'è questa forza? Questa forza c'è per un motivo. Immaginiamo che il disco sia fermo, no? Il disco inizialmente è fermo. Che cosa succede? Succede che l'acqua che
arriva contro il mio disco, ha una certa qualità di moto. Vettoriale. Ora questa qualità, la qualità di moto è una grandezza vettoriale. Ora l'acqua viene riflessa radialmente dal mio disco. Pertanto la quantità di moto in direzione X, la direzione ortogonale al disco, è sostanzialmente si annulla per effetto della presenza della parete del disco, no? Questo a che cosa dà luogo? Dà luogo quindi a una variazione della quantità di moto, una variazione della componente della quantità di moto nella direzione orizzontale. Ma questa variazione della quantità di moto può avvenire solamente per effetto di una forza. Ci siamo? Ed è questa l'origine quindi di questa spinta idrodinamica, come la chiameremo, che nasce, che il nostro oggetto esercita sul corpo che va in vista. Ora ci poniamo il problema di valutare questa spinta idrodinamica. Per farlo applicheremo l'equazione globale dell'idrodinamica. Per applicare l'equazione globale dell'idrodinamica dobbiamo far riferimento a volumi di controllo. Consideriamo pertanto un volume di controllo fatto in questa maniera. Allora, il volume di controllo che considero è quello che vado a disegnare tratteggiato. Che cos'è questo volume di controllo? Questo volume di controllo è il volume del getto, no? Compreso tra una sezione 1 che sta molto lontana dal disco, abbastanza lontana dal disco da poter essere considerata indisturbata. La sezione 2, un contorno 2 che è il contorno del disco, un contorno 3 che è il contorno anulare attraverso il quale l'acqua esce dal disco, no? Un contorno 4 che è la superficie del getto, è la superficie di contatto tra il getto e l'aria circostante. Diciamo? Quindi, ragazzi, per definire un volume di controllo, io definisco quelle che sono le superfici di contorno. Quali sono queste superfici di contorno? C'è la superficie 1, quella di ingresso del getto, la superficie 2, che è la superficie del disco, la superficie 3 è la superficie anulare attraverso la quale l'acqua esce dal sistema, la superficie 4 è la superficie di questa specie di conoide, no? Che è la superficie di contatto tra il getto e l'aria circostante. Ok? Abituiamoci in questa maniera a definire i volumi di controllo, definendo correttamente quelle che sono le superfici di contorno. Ora, a questo volume di controllo andremo ad applicare l'equazione globale dell'idrodinamica e scriveremo G più pi greco più I più M è uguale a zero. Ora vogliamo studiare il problema in condizioni di regime. Studiare il problema in condizioni di regime vuol dire studiarlo in condizioni di moto permanente, ok? C'è questo oggetto che sta colpendo il disco, passare il transitorio. Il getto sta colpendo il disco dall'inizio dei tempi, ok, quindi il moto è permanente. Se il moto è permanente, ovviamente il termine delle inerzie locali non c'è. Ora, per simmetria, io mi aspetto che l'azione S esercitata dal getto sul disco sia diretta secondo quell'asse X che ho indicato, no? Cioè secondo l'asse del getto. Ora, l'equazione globale è un'equazione vettoriale, ma chiaramente se è un'equazione vettoriale io posso proiettarla secondo delle direzioni e qui la proietterò secondo la direzione X.
Ora, per inciso, indichiamo con Z l'asse verticale verso l'alto e Z è ortogonale a X per come ci siamo posti il problema. No, abbiamo detto che X è orizzontale, il getto è ad asse orizzontale, Z è verticale. Allora, cominciamo a calcolare separatamente questi termini. Per quanto riguarda il termine delle forze di massa, G con X rappresenta la componente della forza di massa in direzione X. Ora, l'unica forza di massa che agisce sul mio sistema è il peso. Ma il peso agisce in direzione Z, che è ortogonale ad X. E pertanto G con X è 0. Restano da esprimere i termini π(x) ed mx. Cominciamo con i termini π(x). π(x) rappresentano, le componenti in direzione orizzontale, nella direzione x, delle forze di superficie che agiscono sui quattro contorni 1, 2, 3, 4. Quindi π(x) è uguale. Allora, cominciamo da π(1) lungo x. Allora, la superficie 1 è una superficie, come dire, ortogonale a x. Su questa superficie ci sono in generale sforzi normali e sforzi tangenziali. Tuttavia, nella direzione x agiscono solo gli sforzi normali. Ok? Quindi solamente quelli dovuti alle pressioni. Quanto vale la pressione sulla superficie 1? Allora, questa sezione 1 è una sezione libera in atmosfera. Qui su tutto il contorno della sezione 1 la pressione è nulla. Ora, quella sezione 1 inoltre è una sezione di moto gradualmente variato. Essendo una sezione di moto gradualmente variato, la distribuzione della pressione su quella sezione è idrostatica, cioè lineare. Adesso io devo rappresentare una distribuzione di pressione lineare che su tutto il contorno è 0. Quanto vale la pressione dentro l'asse del getto? 0, ovviamente. Quindi la pressione su tutta la sezione 1 è 0. Pertanto il primo termine, π(1x), è uguale a 0. Passiamo a π(2) lungo x. π(2) lungo x è l'azione che il mondo esterno esercita nella direzione x sul fluido contenuto nel mio volume di controllo. A norma del principio di azione e reazione, terzo principio della dinamica, questa è uguale ed opposta all'azione che il fluido esercita sulla superficie di contorno 2, che sarebbe proprio la mia incognita. Quindi π(2x) altro non è se non meno la mia S in direzione x. Passiamo al contorno numero 3. Il contorno numero 3 è il contorno attraverso il quale l'acqua esce dal mio sistema. Ora, su questo contorno in generale ci saranno sforzi normali e sforzi tangenziali. Per quanto riguarda gli sforzi normali, ovviamente non danno componenti in direzione x. È chiaro? Perché sono ortogonali a x. Tra l'altro, la struttura è pressione atmosferica, quindi sono 0. Ovviamente ci potrebbero essere sforzi tangenziali, che trascuteremo. Questo termine π(3x) è 0 se trascuriamo il contributo di sforzi tangenziali. Il termine π(4x) è legato anche questo a sforzi normali e sforzi tangenziali. Poi gli sforzi normali sono legati alle pressioni. Le pressioni su tutta quella superficie 4 sono 0, perché sto in atmosfera. Restano gli sforzi tangenziali.
sforzi tangenziali che sono gli sforzi tangenziali che si esercitano al contorno aria-acqua. Ok? Anche questi ammetteremo di trascurarli. Questo termine quindi può essere posto pari a zero se trascuriamo gli sforzi che nascono all'interfaccia aria-acqua. Ok? Questo termine è zero se riteniamo trascurabili gli sforzi che nascono all'interfaccia aria-acqua. Guardate, questa cosa è coerente, perché se ho trascurato gli sforzi dentro l'acqua, a maggior ragione trascurerò gli sforzi che ci sono fra l'aria e l'acqua. Pertanto il termine pi greco x si pone pari a meno sx. Ok? Il termine pi greco x, le forze superfici in direzione x, sono pari solamente alla quantità meno sx. Guarda caso la mia incognita. Adesso devo esprimere il termine mx. Ci siamo? Flusso di quantità di moto in direzione x. Guardiamo i contorni. Allora, m2 ed m4 li ho tolti di mezzo immediatamente, perché m2 ed m4 non sono contorni attraverso i quali esce o entra acqua. Quindi non passa quantità di moto, ok? Restano M1 ed M3. Ora, per quanto riguarda M3, io ce l'ho un flusso di quantità di moto, però questo flusso di quantità di moto non sta in direzione X, perché le velocità sono tutte in direzione ortogonale ad X, cioè queste direzioni radiali ortogonali ad X, e pertanto la componente di M3 in direzione X è ovviamente 0. L'ho barrata apposta nell'altra direzione per ricordarmi che la ragione per la quale 0 è diversa dalle altre due. Per quanto riguarda 2 e 4, là ho proprio flussi di quantità di moto che sono 0 in senso vettoriale. Per quanto riguarda 3, io un flusso di quantità di moto in senso vettoriale ce l'ho, però non c'è componente lungo x. Ok? Resta il termine m1x. Dobbiamo andare ad esprimere questo termine m1x. Andiamo a scrivere. Ricordiamoci che il versore della normale, ragazzi, il versore della normale è diretto così, no? È positivo uscente. Ci siamo? Abbiamo detto che il versore della normale è positivo uscente, ma lo disegniamo nel versore della normale. Ok, è positivo uscente dal mio punto di controllo. Questo fatto è importante. Tenete conto che il versore della normale è n. Ecco, se indico con i il versore dell'asse x, tenete conto che il versore della normale n1 è meno i. Ci siamo? Tenete presente questa cosa, ricordiamocelo, perché questo ci serve. Questo perché? Perché m1 in direzione x, come si scrive? Scriviamoci qua da parte l'espressione generica del flusso di quantità di moto. Teniamocela qua e ricordiamoci pure quel segno meno. Adesso lo andiamo a scrivere. Meno l'integrale sull'area A1. A1 è l'area attraverso la quale passa la mia portata con la velocità B. Per inciso, ragazzi, faccio notare che ovviamente Q su A1 è uguale a B. Quindi, se nei dati del problema c'è da assegnare la portata e la velocità, io ce l'avevo anche a 1, questo è importante. Scusate se qualche volta sono banale, ma è importante visualizzare. Rho per che cosa? Il vettore velocità, sto facendo la componente lungo x, e quindi è
big on x, ok? Che moltiplica che cosa? V con n, la velocità relativa a scalare n. Ora il volume di controllo sta fermo, ok? Quindi quella è solo la velocità. Quindi la velocità a scalare n, ora la velocità a questa direzione, V scalare n, ovviamente è uguale a meno V con x, ok? Perché ho posto allo stesso modulo di V con x, però a segno opposto, ok? Perché sono controversi. Idea che mi porta a scrivere, cioè meno per meno, quindi più, integrale su A di rho V al quadrato di A. Scrivo V piccolo direttamente al quadrato, la velocità locale sulla mia sezione 1, che è tutta la velocità, la sua componente in direzione x è tutta la velocità, perché quella è diretta in direzione x. Bene, con le posizioni che ho introdotto prima, introducendo il coefficiente d'agguaglio di Businesque, lo introduco, e poi poi lo pari a 1, però lo introduco per ricordarmelo, posso scrivere che questo è uguale a beta rho, velocità media di portata al quadrato, beta 1, ovvero beta rho V per Q, che mi piace di più, ok? Dove questo beta mi ricordo che è circa uguale a 1, ok? Abbiamo pertanto calcolato anche il flusso di qualità di moto. A questo punto abbiamo calcolato i termini pi greco x ed mx dentro questa equazione. Andiamo a sostituire. Al posto di pi greco x scrivo meno sx, al posto di mx scrivo solo m1x, che è uguale a quel termine, quindi più beta rho v per q è uguale a 0. Ovviamente questa mi consente di calcolare la spinta in direzione x, che è pari a rho beta v per q, ok? Pertanto giungiamo a ottenere che la spinta che si esplica sul mio disco, la spinta esercitata sul mio disco, guarda caso, è proprio pari al flusso di qualità di moto in direzione 1. Ci siamo? Questo fatto, guardate, anche fisicamente ce ne rendiamo conto del perché. Perché io ho un flusso di qualità di moto attraverso la sezione 1, che è in direzione x. Ora, questo flusso di qualità di moto, in qualche modo, questa qualità di moto viene annullata quando va a sbattere contro il mio disco, ok? Qui si trasforma in una spinta. Quindi il flusso di qualità di moto in direzione x è pari proprio a questa spinta idrodinamica che viene esercitata dal getto sul disco, ok? Osserviamo quindi che a parità di portata questa spinta idrodinamica è tanto maggiore quanto maggiore la velocità, per esempio, no? Quindi per avere una maggiore spinta idrodinamica ci conviene avere un getto sottile, no? Che batta a velocità elevata. Vediamo un po' quali sono le semplificazioni che abbiamo fatto in questa valutazione e quali sono le conseguenze sui risultati che abbiamo ottenuto. Ovviamente vi faccio notare che il risultato che abbiamo ottenuto è, stranamente, se mi direte voi, indipendente dall'area del disco. Vediamo? Questo risultato dipende solo dalla sezione del getto, ma non dipende da quanto è grande il disco. O il disco è molto grande, o il disco è molto piccolo, la spinta aerodinamica che si esercita su questo disco è sempre la stessa. Ovviamente questo risultato è condizionato dalle ipotesi che abbiamo fatto. In particolare è condizionato da queste ipotesi. E in particolare è condizionato dall'ipotesi che il risultato che abbiamo ottenuto è indipendente dall'area del disco. Ma questo, dice, è fortemente condizionato dalle ipotesi che abbiamo fatto.
in particolare dal fatto che siamo andati a trascurare gli spazi tangenziali, e in particolare, per esempio, sono trascurati gli spazi tangenziali fra aria e acqua e gli sforzi tangenziali su quella superficie 3. Ovviamente questi sforzi, questi sì dipendono dalla dimensione del disco, o meglio queste forze dipendono dalla dimensione del disco, perché chiaramente se ho un disco grande ho una grossa superficie di contorno del getto, e quindi per esempio quel termine pi greco 4 può assumere dei valori più grandi, più è piccolo il disco più quella dimensione è piccola, e così via. Quindi facciamo sempre attenzione a questi discorsi, no? Ovviamente le ipotesi semplificative che abbiamo fatto ci portano poi a certi risultati. Nelle pratiche applicazioni, comunque, se abbiamo oggetti veloci, cioè abbiamo delle velocità di parecchi metri al secondo, di norma i risultati che otteniamo nelle pratiche applicazioni sono molto buoni. Cioè di norma effettivamente tutto quel flusso di quantità di moto diventa spinta idrodinamica sul disco, con ottima approssimazione. Quindi questo risultato, se i jet sono veloci, è di norma abbastanza corretto, che poi è quello che ci interessa, perché poi è quello che ci interessa nelle applicazioni. Ora facciamo un passo avanti. Abbiamo visto che il getto che cosa fa? Va a esplicare una certa forza sul nostro disco. Il disco è fermo. Ovviamente quanto vale il trasferimento di potenza dal getto al disco? Mettiamo in altri termini. Quanto è il lavoro che compie la spinta idrodinamica S? Il lavoro che cos'è? È tutto, no? Forza per lo spostamento. Allora, la forza ci sta. Lo spostamento? Sta fermo, no? Non si muove questa. Non si muove questo disco. Spingi, ma io ti tengo. La forza c'è, ma non c'è lo spostamento, per cui non c'è lavoro. Ovviamente il trasferimento di potenza di questo oggetto a questo disco è ovviamente zero, perché questa forza non compie lavoro. Facciamo un passo avanti. Consideriamo la stessa situazione nella quale il disco, invece di stare fermo, si muove con un'assegnata velocità U. Ok? Ovviamente non devo dirvi che U deve essere minore di V. Perché? Allora, ragazzi, perdonatemi, la meccanica dei fluidi è banale, come tutta la fisica applicata, no? Si basa su alcune cose che sono quasi troppo banali. Allora, se io ho un getto che cammina a 50 metri al secondo e il mio disco cammina a 51 metri al secondo, che succede? Succede che cioè, questo oggetto corre dietro al disco e il disco corre più veloce e quindi non lo prenderà mai. Quindi è chiaro che la risposta è: che spinta idrodinamica trasferisce il getto al disco in questa situazione? Zero. Perché il getto non colpisce il disco. Allora, consideriamo solamente situazioni nelle quali U sia minore di B. Ok? Quindi il getto sta a 50 metri al secondo e il disco si muove a 10 metri al secondo. Ok? Il disco si muove, è colpito dal getto, si muove, ma ovviamente ha una velocità più bassa. Ok? Allora che succede? Succede che a questo punto c'è un effettivo trasferimento di potenza, perché la spinta che si esercita farà un lavoro. Vediamo di calcolare le cose in questa situazione. Che cosa cambia in questa situazione rispetto a quella che abbiamo visto prima? Cambia sostanzialmente questo. Il volume di controllo che devo prendere adesso è sempre un volume di controllo che è solidale al mio sistema, quindi è solidale al mio disco. Però adesso questo volume di controllo, invece di muoversi con una
in questo comune di controllo, invece di stare fermo, si muove con una velocità 1. Ci siamo? Allora, la velocità relativa che ho in questa sezione 1 è ovviamente pari a V-U. Ok? Per fissare le idee, immaginate che le mie velocità siano costanti sulla mia sezione, quindi prescindiamo anche da quelle che sono le distribuzioni di velocità, e quindi prescindiamo dalla beta. Allora, fin qui vado bene. Anzi, no. Perché qua scrivo meno V meno U, mentre al posto di V con X io ho la velocità V. Ok? Questo dà luogo ovviamente a rho per V meno U per l'area 1. Ci siamo? Quindi che cosa è cambiato rispetto a prima? Invece di avere una velocità al quadrato, ho la velocità per V meno U, perché ho la velocità relativa, no? La differenza è V meno U. Ovviamente nulla cambia per quanto riguarda il termine pi greco x. E pertanto, in questa situazione nella quale il mio sistema si muove, ricavo S con X uguale a rho per V meno 1 per l'area A1. Ok? Oppure, se vi piace di più, rho per Q per V meno 1, perché ovviamente V per A1 è la portata a Q. Ok? Ovviamente questo risultato contiene dentro di sé il risultato con U uguale a 0 con la palla ferma, perché se la palla è ferma ovviamente mi trovo rho per V quadro per A, ovvero rho per V. Al rigore qua davanti comunque ci dovrei mettere il coefficiente di Businesc, ma l'ho messo pari a 1, tanto abbiamo detto le pratiche applicazioni. Quanto è questa spinta rispetto alla spinta che avevamo in precedenza? È più grande o è più piccolo? È più piccolo. Ovviamente il massimo della spinta io ce l'ho quando U è uguale a 0. Quando U è uguale a 0, ovviamente io ho il massimo, a pari velocità del getto B, io ho il massimo della spinta. Perché? Ovviamente in quel caso ho rho per Q per V, ok? A pari portata. Quando U dovesse essere pari a V, guarda caso, la spinta si annulla. Ok? Ovviamente non ha senso il risultato per U maggiore di V, come abbiamo detto prima. Quindi, a pari portata e velocità del getto in ingresso, la spinta decresce al crescere del moto, della velocità di movimento del disco. Ci siete? Bene. Quanto vale il trasferimento di potenza dal getto al disco? Ovviamente il lavoro che viene compiuto è pari al prodotto della spinta S moltiplicato lo spostamento delta X. Ok? Pertanto la potenza è pari alla spinta S moltiplicato il delta X che viene fatto in intervallo di tempo delta T, cioè è pari a S moltiplicato 1, moltiplicato la velocità di spostamento del mio disco.
Allora, se sostituisco il risultato, ottengo rho per Q per V meno U per U. Ci siamo? Guardiamo questo risultato come funzione di U. Allora, per U uguale a 0, cioè a pala ferma, ovviamente il trasferimento di potenza è 0, come sapevamo. Per U uguale a V, cioè per il disco che si muove alla stessa velocità del getto, il trasferimento di potenza è 0, perché ovviamente la spinta idrodinamica è 0. Per valore intermedio ovviamente ho un trasferimento di potenza. Anzi, lo possiamo anche provare a graficizzare questa cosa. Allora, fissata la portata e fissata la velocità del getto, in funzione della velocità del disco, io ho un certo trasferimento di potenza, che vale 0 per U uguale a 0 e vale 0 per U uguale a V. Ovviamente in mezzo questa roba sarà una funzione quadratica di U, come è giusto che sia. Ok? Potete ovviamente valutare quanto vale questa potenza massima, che il getto può trasferire al disco, in corrispondenza di un valore U che magari potremmo chiamare U ottimale, no? E il valore ottimo è il valore ottimo, che è il valore di velocità del disco che mi consente di massimizzare il trasferimento di potenza. Ora ragazzi, facciamo un passo avanti, giusto per capire a che serve questa roba, a cosa può servire questa roba. Prendiamo questi dischi, no? Fatti così, chiamiamoli pale, perché crea un accoppio fatto così. Prendiamo una bella ruota e ci montiamo queste pale. Poi questa ruota la faccio investire da un getto. Riportata a Q e velocità V. Ora facciamo un poco di cose semplificative. Facciamo in maniera tale che la mia ruota sia disegnata in maniera tale che in ogni istante ci sta sempre una e una sola pala che viene investita dal getto. Ovviamente questo è un problema che si può risolvere, è un problema di segno meccanico, no? È una questione che si può risolvere. Per ora non mi interessa, diciamo che sono in grado di farlo. Quindi che cosa faccio? Prendo questa bella ruota del mulino, no? E ci metto tutte queste pale tutte attorno, in maniera tale che il getto investa sempre una e una sola pala. Ovviamente la ruota si mette in rotazione con una certa velocità angolare omega. Ci siamo? Ovviamente la velocità angolare con la quale si mette in moto la ruota potrà in qualche modo essere regolata, no? Perché ovviamente a questa ruota saranno collegati una serie di ingranaggi e quant'altro. Per ora non so come sono fatti, so solo che esistono e che quindi possono dare luogo a una certa velocità angolare omega, anzi che io posso in qualche modo regolare questa velocità angolare omega. Se indico con R il raggio della ruota, è chiaro che la velocità con la quale si muove la pala, questa U, è uguale a omega moltiplicato R. No, banalmente. Allora, lo scambio di potenza, la potenza che la corrente è in grado di trasferire alla mia ruota di mulino,
no? È pari, pertanto, a rho Q di meno omega S per omega S. Quindi, ovviamente, anche qua sarò in grado di valutare, anche qui sarò in grado di valutare le cose, quindi saprò, avrò un diagramma della potenza in funzione della velocità angolare, della velocità di rotazione, quindi il numero di giri al minuto, se volete. A seguito, in funzione di questo, potrò trovare il numero di giri ottimale, quello che mi consente di massimizzare il trasferimento di potenza. Vediamo un pochettino, però, a questo punto, qual è il rendimento di questa roba? No? Ovviamente, se questa è la potenza, se questa è la potenza che io riesco a estrarre dalla mia corrente, ovviamente, ragazzi, al lato di tutti gli attriti, qua sto trascurando tutti gli attriti di resistenza e quant'altro, non ci sono, quindi il rendimento che otterrò sarà un estremo superiore al rendimento medio. Ma il mio rendimento, ovviamente, a che cosa è uguale? È uguale alla potenza che io riesco a estrarre dalla mia corrente in questa maniera, diviso quella che è la potenza posseduta dal mio oggetto idrico, ok? Quella che è la potenza che il mio oggetto ha. Ora, la potenza posseduta dall'oggetto, noi sappiamo che è pari alla portata in peso moltiplicato il carico idraulico che c'ha il mio oggetto. Il carico idraulico nella sezione 1, ovviamente, è pari semplicemente al contributo cinetico, in quanto io qua c'ho un oggetto libero in atmosfera. Ok? Quindi il carico idraulico è pari alla velocità al quadrato fratto 2g. Ci siamo? Al suo contributo cinetico, a parte, diciamo, il coefficiente d'agguaglio di Coriolis che abbiamo detto pari a 1. Pertanto la potenza del getto che metto qui al denominatore è pari a gamma per Q V al quadrato fratto 2g. Ci siete? Laddove al numeratore ho rho Q V meno U per U. Otteniamo un paio di risultati veramente interessanti. Valore del mulino la cancello, anche perché è molto brutta come l'ho disegnata, oltre a, ma tanto abbiamo capito come funziona. Allora, la portata si semplifica in questo discorso: gamma su rho e U su G, che semplifica con questa G che abbiamo qua sotto. Risultato: V meno U per U diviso V al quadrato 2. Ok? Risultato interessante di questa questione: il rendimento teorico, ovviamente trascurando gli attriti di tutto il processo, che chiaramente faranno sì che il rendimento reale sia più basso di questo, no? Il rendimento teorico è pari a quel valore che abbiamo là. E c'è una cosa molto importante: questo rendimento teorico è indipendente dalla portata ed è indipendente dal fluido che sto considerando. No? Oddio. È indipendente dal fluido perché? Perché gli ho trascurato tutti gli attriti. Quindi non dipende dalla viscosità del fluido, semplicemente perché non ce l'ho messa, perché non sta nel modello che sto considerando. Non dipende manco dalla densità del fluido.
ok? E non dipende neanche dall'accelerazione di gravità. Per cui la ruota del mulino sta apposta sulla Luna, è la stessa cosa. Ovviamente fate attenzione a quelle che sono le limitazioni che stanno dentro questo risultato, perché ovviamente in questo risultato io ho trascurato tutte le resistenze al moto e quant'altro, così via. E questo ovviamente ha una significativa, questo chiaramente ha una significativa influenza su quello che è il mio risultato. Ora, se fate i calcoli, se fate qualche calcolo, e poi lo faremo in applicazione, con riferimento magari a qualche situazione un pochettino più specifica, ci rendiamo conto che comunque i rendimenti, anche i rendimenti teorici, cioè l'estremo superiore del rendimento, che possiamo ottenere così, è comunque relativamente basso. No, vedremo che il rendimento ottimale si aggira intorno a 0,5 di un sistema del genere. Anche nell'ipotesi che ci sia sempre una pala e una sola in carico, anche senza triti e quant'altro, ovviamente diventa interessante magari avere un sistema che può incrementare questo rendimento. Qual è un sistema per incrementare questo rendimento? Un sistema per incrementare il rendimento è quello di avere qualcosa che mi consenta di incrementare la spinta, no? Magari a pari velocità di rotazione, magari diventa interessante avere qualcosa che può incrementare la spinta. Una restrizione della sezione da un botto, no? Si può fare qualcosa di più semplice. La cosa più semplice che si può fare è questo. Ragazzi, ovviamente voi dovreste sapere, probabilmente l'avete già visto da qualche parte, che le pale e le turbine, le fa piane una nota casa produttrice di merendine, ma ovviamente le pale e le turbine non si fanno piane, ma si fanno curve. Che succede se io la faccio curva? Se io questa pala invece di farla piana la faccio curva? Immaginiamo di farla così, quindi immaginiamo in prima battuta di avere invece di una pala piana una coppa semisferica, ok? Quindi il getto invece di essere deviato radialmente se ne torna, e in prima battuta immaginiamo che venga riflesso indietro a 180 gradi. Poi dal punto di vista delle applicazioni questa cosa non è la migliore che possiamo fare, però in prima battuta immaginiamo che succeda una cosa del genere. Che cosa cambia rispetto al problema precedente? Quello che cambia è il flusso di qualità di moto in direzione 3, è il flusso di qualità di moto sulla direzione di uscita 3. Perché? Perché a questo punto io ho un flusso di qualità di moto in direzione X anche su 3. Facendo i calcoli, e lo faremo nelle esercitazioni, ci renderemo conto che questo termine diventa un termine che va sostanzialmente a incrementare la mia spinta. Questo termine va a incrementare la mia spinta, e andando a incrementare la mia spinta va quindi a incrementare il trasferimento di potenza che io posso realizzare tra la corrente e la macchina. Questo è il motivo per il quale poi, per esempio, se io faccio riferimento a quello che poi si fa nelle applicazioni, per esempio le pale delle turbine cosiddette Pelton si fanno, come si dice, a doppio cucchiaio. Fatto più o meno, se le guardi in sezione sono fatte più o meno così, okay. E il getto che le investe viene ovviamente deviato
fino ovviamente deviato, di un certo angolo. Ora, il disegno di quest'angolo nasce da una serie di considerazioni anche abbastanza complesse, okay, che poi potete affrontare anche in corsi successivi. Il mio obiettivo qua non è quello di insegnarvi a progettare una turbina, perché sarebbe un po' troppo ambizioso. Il mio obiettivo è quello di farvi capire quelli che sono innanzitutto i principi fisici che ci stanno dietro e quindi quelle che sono poi le basi che poi vi consentiranno di effettuare questo tipo di calcolo. Allora, qual è il vantaggio di una soluzione del genere rispetto a quella di una pala piana? Il vantaggio di una soluzione del genere è che io ho una componente della qualità di moto in uscita che è nella direzione della spinta, che è la direzione importante, e quindi si va a sommare alla spinta, si va a sommare alla spinta in senso vettoriale per quel gioco dei segni negativi che abbiamo dentro la nostra equazione globale. Lo faremo in esercitazioni, svilupperemo tutti i calcoli in maniera numerica, in maniera tale da rendercene conto in maniera compiuta. Ok? Quindi questo è il vantaggio che sta dietro l'uso di una pala curva piuttosto che una pala piana, che poi diciamo porta sostanzialmente al che poi è quello che porta di fatto all'ottenimento di questi risultati. Volevo solamente farvi notare ancora una cosa. Ovviamente tra la sezione 1 di ingresso e la sezione 3 di uscita noi possiamo applicare chiaramente il teorema di Bernoulli. Il teorema di Bernoulli è esteso alle correnti, no? Nel senso che possiamo scrivere che il carico idraulico che abbiamo in ingresso, quindi moltiplicato per la portata in B sulla potenza che abbiamo in ingresso, è pari ovviamente al carico idraulico che abbiamo in uscita più il carico idraulico che stiamo cedendo. Ok? Ci siete? Carico idraulico che stiamo cedendo più ovviamente la potenza che stiamo cedendo diviso gamma per Q, essendo il carico idraulico moltiplicato gamma Q pari alla portata in bis, moltiplicato la portata in bis pari alla potenza. Questo ci racconta anche un'altra cosa interessante. Per avere il massimo rendimento, ovviamente massimo rendimento quando si ha un rendimento teoricamente 1, no? Il rendimento teoricamente 1 io ce l'avrei con H3 uguale a 0. Perché? Perché in quel caso tutto il carico idraulico io me lo prendo da parte della turbina. Questa cosa è impossibile. Perché questa cosa è impossibile? Perché H3 non può essere 0? Perché il carico idraulico in uscita non può essere 0? Perché, ragazzi, l'acqua deve uscire da questo sistema. Ora, è banale. Ovviamente l'acqua deve... Ma se l'acqua esce da questo sistema, a una velocità dovrà uscire da questo sistema. Piccola, ma dovrà uscire. E pertanto esisterà un carico idraulico H3. Questo discorso è perfettamente coerente con quello che è il secondo principio della termodinamica. Anzi, se mi permettete, ci fa ritrovare ancora una volta il secondo principio della termodinamica. Io con una macchina ciclica come questa non posso convertire integralmente una forma di energia in lavoro, non me la posso prendere tutta. Perché se me la prendessi tutta non avrei l'acqua che esce, no? Ci siamo, è banale sotto certi aspetti, però è cruciale. Quindi questo mi spiega il perché, ovviamente, anche senza gli attriti, chiaramente, qua non ci sono gli attriti, ma nonostante non ci siano gli attriti, questa roba non può avere un rendimento 1. Per inciso le macchine idrauliche non hanno rendimento 1, però queste macchine possono arrivare a rendimenti che sono decisamente più alti delle macchine termiche che avete esaminato in altre situazioni. Tenete conto che una turbina ben progettata può arrivare tranquillamente al rendimento dell'85 anche al 90%, che
studiamo un risultato estremamente importante rispetto alla situazione, ma ovviamente non uno. E per il perché me lo dice questo discorso. Per inciso, questa cosa mi spiega anche perché in tutti i sistemi turbina, anzi nei sistemi turbina di norma, quando faccio uscire l'acqua, la faccio uscire attraverso quello che si chiama un diffusore, che mi consente di ridurre le velocità, perché io non posso portare la velocità a zero, però più abbasso la velocità e più abbasso questa. Perché? Perché quello, sostanzialmente, io ho acqua che scarico alla pressione atmosferica, quindi il carico idraulico che possiede è fondamentalmente altezza cinetica. Se io riduco la velocità, riduco di molto la sua altezza cinetica al quadrato. Allora, questo è il motivo per il quale mi conviene utilizzare un diffusore uscito dal suo sistema, perché io più riesco ad abbattere le velocità, più riesco ad abbattere le velocità e più ovviamente il rendimento del mio sistema può essere incrementato. Questo ovviamente ancora una volta è strettamente collegato a quello che è il disegno delle turbine e quant'altro, okay? Ed è ovviamente un problema di una complessità che, diciamo, di ordine di grandezza superiore rispetto a quello che abbiamo affrontato qui in questo momento. Quindi l'importante è che abbiate capito quelli che sono i concetti fondamentali che abbiamo discusso. Poi faremo alcune applicazioni numeriche lunedì proprio per capirlo meglio e comprendere meglio questi discorsi. Va bene, noi ci vediamo lunedì.